Il Consiglio regionale del Piemonte si apre sempre più al mondo dei giovani, avviando percorsi di alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle scuole medie superiori. Il presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus, e il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Fabrizio Manca, hanno siglato il 25 settembre a Palazzo Lascaris il protocollo triennale d'intesa per diffondere le iniziative dell'Assemblea legislativa destinate alle scuole. Gli studenti che aderiranno all'iniziativa saranno insigniti del titolo di ambasciatori e di ambasciatrici del Consiglio regionale e spetterà loro far conoscere ai ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori i progetti proposti nei diversi ambiti del Consiglio e le attività svolte dalle consulte, dai comitati e dai diversi settori dell'Assemblea regionale. Un protocollo finalizzato a mettere nelle condizioni i ragazzi nel progetto alternanza scuola-lavoro di vivere quelle che sono le articolazioni del nostro Consiglio regionale, le consulte, il Comitato dei diritti umani, i garanti, quindi vivere quelli che sono i valori che noi dobbiamo promuovere, divulgare per costruire una cittadinanza attiva. Con il protocollo vengono questi ragazzi agli istituti professionali dei licei terza, quarta e quinta, vengono insigniti con il titolo di ambasciatori e dopodiché loro ai ragazzi della scuola elementare, diciamo, e media, quindi del primo grado e del secondo grado, quindi formarli e portare a conoscenza quelli che sono stati gli approfondimenti vissuti nel Consiglio regionale. È un protocollo d'intesa quello che abbiamo firmato oggi, molto interessante, perché unisce, oltre all'educazione fisica, l'apprendimento di una disciplina fondamentale per la crescita dello studente, unisce a questo anche la possibilità di attivare dei percorsi di alternanza scuola-lavoro con questa istituzione importantissima del territorio. Credo che sia un unicum in questo momento in Italia, un accordo di collaborazione sull'alternanza scuola-lavoro con una delle principali istituzioni pubbliche del Paese. Per cui siamo molto contenti, orgogliosi di questo, perché abbiamo costruito una vera opportunità di formazione, di educazione e di crescita per i nostri studenti.